Ciao, buongiorno a tutti, buon lunedì. Vediamo velocemente la situazione sul titolo tedesco Daimler, abbordante dei prezzi che hanno portato in area 45 euro. Da questo punto vediamo come vi sia stato un livello ad area 54 di resistenza, un livello che è possibile vedere come più volte sia stato questo livello, più volte abbia proprio respinto. Non da ultima anche qui i prezzi, ecco, in questo caso è stato sempre resistenza fino alla rottura delle ultime sessioni che sembra dare il là a una nuova fase rialzista. Cos'è importante in questo caso? In questo caso è importante vedere come la situazione delle velocità cicliche, queste sotto sono annuale e semestrale, tagliano al rialzo la linea dello zero in questa fase, quindi corrispondente a questo minimo, e quindi questo ci dice che probabilmente con l'inizio quindi l'ottica è rialzista, le velocità di breve sono tutte sopra la linea dello zero, e quindi ci attendiamo eventualmente che le velocità proprio di brevissimo, la settimanale, per esempio quella rossa, possa tornare sotto in concomitanza di un possibile retest di area 54, quindi un semplice pullback. Le velocità di lungo sono ancora sopra, per cui intendiamo in pratica che area 54 potrebbe essere un interessante ingresso rialzista a favore di quello che è adesso il nuovo trend, ossia da un trend primario ribassista, sembra che si sia passati a un trend primario rialzista. Quindi attendiamo area 54 per ingressi rialzisti, con un target in area 60, che è una cifra tonda, una soglia psicologica, e corrisponde comunque a questo livello di resistenza. Vi segnalo infine questa l'email vedaforextoday@gmail.com per il corso online con il dottor Francesco Lamanna, che sicuramente conoscerete se navigate su investing.com. Il corso sarà a maggio, solamente online. Il metodo VedaForex per le major e per il FIB sarà spiegato e fornito dal dottor Lamanna. Io personalmente vi fornirò gli indicatori per fare trading sempre con un timing più che corretto. Buon inizio di settimana a tutti.